Allora, sono arrivato nel 92 in Argentina, con la mia generazione molti di noi siamo cresciuti un po' con il sogno d'Europa o il sogno dell'estero, insomma si guardava più verso l'oceano che verso l'interno, verso il continente, verso il proprio paese, no? Mi sono trovato casualmente in Italia, ho vinto una borsa di studio e Roma era bellissima, io sono stato benissimo ma non riuscivo a trovare gli appuntamenti giusti, nel senso mi dicevano no, torni domani, no, torni dopodomani, mi sentivo un po' come a Buenos Aires, no? Che è una città ricchissima ma molto caotica, molto confusa. Invece sono arrivato a Milano, sono sceso dal treno, avevo l'appuntamento alle 9:15, alle 9:17 è iniziato, alle 9:35 avevamo firmato tutti i documenti per la borsa di studio, quindi ho detto evidentemente il destino mi ha portato qui. Volevi essere il più italiano possibile, il più europeo possibile, no? Stare i capelli, le cose, insomma, finché pian piano incominci a capire che puoi essere benissimo un cittadino italiano ma con il tuo bagaglio argentino, quindi io mi ritengo assolutamente argentino milanese, insomma, o chi se ne frega, cittadino del mondo. Essere argentino in Italia e avere una carta vincente è come essere razzisti all'incontrario, nel senso quando parlo io e c'è un italiano sicuramente l'interlocutore dice no no, scusi un secondo signor italiano, facciamo sentire prima il signor argentino, sempre. Quando incominci a mettere le radici in un posto poi gli anni passano e levare le radici non è così facile, così automatico, quindi la spinta di venire in Europa era questo miraggio europeo, di un'Europa che io stimavo tantissimo, un'Europa socialista, un modello di vita, vederla in questo momento implodere, l'Europa arretrare sulla paura fa veramente impressione, molto. E poi c'è questa cosa dove non sei né milanese del tutto e quando vado in Argentina non sono argentino, non sono più argentino, nel senso che anche lì mi dicono guarda come sei italiano, no? Io sono cittadino di dove vivo, di dove ci lavoro, di dove pago le tasse, di dove ci credo, di dove parlo con le persone. Quando si sta lontano dal proprio paese un po' si idealizza, nel senso è come l'amante che sta lontana, no? Tutto si idealizza, mi manca tutto, la cosa che manca di più sicuramente sono le persone. Un paese non è niente, una nazione non è niente, una patria non è niente, tranne la gente, tutto il resto è bla 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 bla. Gli italiani, come nella storia dell'immigrazione, erano considerati da noi i mafiosi, i ladri, i furbi. Della nuova immigrazione sono i cinesi, gli altri sudamericani, eccetera, eccetera. E li tratti con, cioè, la classe media è molto razzista in Argentina. Però non è l'italiano e l'europeo è diventato che bello, che bello. Quando un argentino arriva qua è paradossale, adesso negli ultimi anni, essere extracomunitario. Qua in Italia a tutti piace vedere, fare questi film sulle barche dove partono gli immigrati, cantano e ballano, ma che? Ma sono le stesse, cioè è la versione dei gommoni che vengono qua, arrivavano come le sardine e morivano nelle barche. Allora io dico, la memoria dov'è? La mancanza di memoria è la cosa che ti stupisce.